Ciao a tutti quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca. Altro martedì candelifero, altra puntata dell'Accendiamo, la rubrica nella quale vi descrivo, vi recensiono le candele che ho provato, che colleziono o semplicemente che ho annusato per i vari negozi. Piccolo aggiornamento di una puntata precedente che ho fatto ancora a fine anno, giù di lì a dicembre, riguardo la nuova collezione che è uscita questo gennaio, ok? La famosa, non mi ricordo come cazzo si chiama, molto bellissima, e riguarda la Linden Tree, la Cherry Blossom e la Wild Mint, ok? Avevo detto in quel video che io non avrei mai non mi avrebbe mai attirato la cosa, la Linden Tree. Invece mi devo veramente ricredere, è buonissima. La Cherry Blossom non ne parliamo, quella che è troppo forte è la Wild Mint, fa proprio menta fresca da mettere dentro il mojito o in qualsiasi cocktail si mette la menta e via così. Bene, ma direi di passare subito alle protagoniste di questa puntata, ok? Scusate, ho preso sempre appunti perché le ho già bruciate, quindi non le ho materialmente qui, ma vedrete ovviamente le foto per il video. Questa puntata vi parlerò della Candleberry Hansel & Gretel House e di due Heart & Home, un altro brand candelifero, e sono per l'esattezza Christmas Cupcake e Caramel Cupcake, ok? Allora, la Candleberry Hansel & Gretel House. Allora, io l'avevo annusata in un negozio e l'ho bruciata perché una carissima ragazza, sempre Annalisa, ciao Annalisa, mi ha mandato le bustine con la polverina, la cocaina, così. E devo dire, sa da biscotto. Non mi ricordo come si chiamano quelli della Mulino Bianco, che sono fatti a rombo, che sono alti così, che le mangi uno sei a posto per 50 anni, ecco quelli, con una spruzzata di cannella, molto buona, anche se è tanto intensa e dà fastidio anche a me leggermente, che io, sapete, sono solamente candele che sanno di cibo. Quindi molto buona, però è abbastanza strong anche per me. Diamole un 7,5, va bene? Poi Heart & Home me le ha regalate il mio amico Marco e erano due bottiglietti che io ho detto madonna, bottiglio non saprà, non si sentirà nulla, invece mi sono dovuto ricredere. La Christmas Cupcake è praticamente una mescolanza, un mix tra la Christmas cookie della Kringle che vi ho mostrato in un precedente episodio e la vaniglia cupcake, perché appunto Christmas cupcake ci siamo giù di lì. No, diciamo sì, diciamo che quella candela è una fusione al 70% per la Christmas cookie, holiday cookie si chiama, perdonatemi, della Kringle, e per un 30% della vaniglia cupcake. Veramente molto buona anche quella, e non vi fa volta stomaco, è molto leggera, sempre adatta per tutti. Questa qui non è solo per chi è food addicted come me, ma è adatta per tutti. L'ultima, la Heart & Home Caramel Cupcake, è praticamente la versione cupcake della Salted Caramel, la rarità, la prima Yankee Candle, se me la riesco a prendere, ecco, la prima Yankee Candle che ho comprato in vita mia, ok? Sì, è praticamente stata caramello salato, però non voglio denigrare nessun brand, però molte fragranze, cioè, cambia il nome, è come se io adesso prendessi Salted Caramel e facessi la marca di candele Luca con scritto
caramello egiziano, cioè è sempre salted caramel, siamo giù, siamo lì. Quindi la caramel cupcake è molto salted caramel, però in maniera molto più easy, molto più blanda, non picchia il naso. Può andare, gli diamo anche questa un 7,5 e un 7,5 anche alla Christmas cupcake, va bene? E niente, quindi questa era una nuova puntata, molto anche fatta alla cazzo, direi, sì, dell'accendiamo queste tre candele protagoniste. Ci rivediamo in una prossima puntata di questa rubrica, sempre sul canale di Luca. Un bacio a tutti quanti, un abbraccio e ciao!